Questo De Marco ci aiuta a vederne un altro che è poi la sua fonte di ispirazione diretta, cioè siamo di fronte alla Vague di Courbet, una delle tante sue rappresentazioni delle onde. Courbet è un altro turning point nella storia del paesaggio, non perché il paesaggio sia poi l'argomento più importante del suo lavoro, ma perché, almeno così dice uno dei più grandi studiosi di storia del paesaggio, Kenneth Clarke, è con Courbet che un po' arriviamo alla standardizzazione, arriviamo all'estetica della cartolina, guardando un'opera, diciamo una delle tante versioni che sono state fatte da lui e da altri della falaise. Dice Kenneth Clarke, il verde è sempre un po' più verde, l'azzurro un po' più azzurro, il rapporto cielo, terra, mare, arriva a quella perfetta composizione che io vedo nelle cartoline illustrate. E dice Kenneth Clarke, io in realtà amo molto le cartoline illustrate, no? Sono una mia colpa estetica. La versione, diciamo che si avvicina al gusto comune. Come avviene questo meccanismo? È molto interessante quello che dice Clarke, cioè arriva un momento in cui l'artista che ha visto prima il paesaggio si allinea col gusto comune. In quel momento l'artista evidentemente non è più l'innovatore, ma è quello, ma in qualche modo l'epigono, perché l'artista riparta come tale, cioè svolga il suo compito nel mondo e deve cominciare a vedere come nessuno ha visto fino a quel momento. C'è un bellissimo brano che purtroppo non vi posso leggere, perché io speravo di leggere le note di queste diapositive mentre le proiettavo, però vi accontenterete della mia sintesi, del grande Coleridge, il quale parla di qualcosa di molto simile, secondo me, a questo dipinto di Constable, quando dice: arrivammo in cima a un promontorio e guardando oltre io vidi un triangolo di spiaggia che conteneva tutto il mare visibile. Mi spostai di tre passi e quello splendore era già finito, e tuttavia rimaneva un bordo con la morbida ricchezza di un bordo di nuvola argentato quando si trova di fronte al sole. Ecco, la caratteristica di Coleridge, questo lo ha rilevato Jacobi in un bel volume dedicato al paesaggio uscito in Italia nel 2009, quindi in quella fase di riscoperta dell'estetica del paesaggio in cui si colloca anche il lavoro di Flavio, e dice Coleridge, come a suo tempo Petrarca, Schiller, è un altro di questi, diciamo, wanderer, di questi erranti, di questi scopritori del paesaggio in movimento. Il paesaggio in movimento in realtà è una delle grandi chiavi che dovremmo ritrovare oggi. Stiamo andando sempre più indietro, come vedete. Siamo alle lezioni che il reverendo Gilpin dava agli inglesi, suoi contemporanei, su come dovevano leggere il paesaggio, su come dovevano guardarlo. Gilpin che insegna come bisogna guardare le prospettive, i piani, gli andamenti. Siamo proprio alla fine del XVIII secolo, come vedete stiamo tornando indietro, e facciamo un salto ancora prima, perché adesso abbiamo parlato di giardini. La villa del Trebbio, rappresentata da Giusto Utens, è una delle ville medicee in Toscana, no? Che ora vediamo in questa rappresentazione a metà tra il paesaggistico e il topografico. Perché stiamo facendo questo percorso a ritroso? Perché vogliamo arrivare fino a un certo modo di godere il paesaggio che inizia in Italia nel XVI secolo, che è il belvedere. Il porsi in una posizione elevata e guardare il paesaggio da un luogo dato,
un paesaggio che poi diventa sempre più urbanizzato e più architettonico, qual è il giardino all'italiana. Anche nell'isola di Stella abbiamo dei belvederi, no? E sono tematiche queste della veduta, della bellezza panoramica, che tornano nella legge di protezione italiana delle bellezze naturali, che viene approvata con il grande sostegno di Benedetto Croce, il grande filosofo Benedetto Croce. Si parla delle bellezze naturali dicendo che sono quei panorami concepibili come quadri. È evidente che poi, quando ci sarà la reazione ambientale di cui vi parlavo all'inizio, questi elementi vengono, diciamo, vengono considerati il retaggio idealistico crociano, che a tutti noi sembrava una colpa, no? Negli anni 70, se qualcuno alla mia età se lo ricorda. Il Bellini, che ora vi faccio vedere in una versione fotografica molto meno bella di quella del professor Lindemann, ci aiuta a risalire un po' più indietro, fino a Tiziano, e a qualche cosa, queste sono le tre età di Tiziano, che ci spiega come la frase di Oscar Wilde, che dice Monet e Pissarro ci fanno vedere oggi il paesaggio come lo vediamo, non fosse poi una grande novità. C'è una lettera di dell'Aretino a Tiziano, in cui lo scrittore, affacciato alla finestra, sta guardando la laguna e dice: Tiziano, perché non siete qui? Anzi, e Tiziano, dove siete mo? E lui comincia a raccontare quello che vede e dice che a questo punto la natura stava dando delle tratteggiature che sono tanto simili al Vecellio quando dipinge dei paesi. Paesi, paese, paesaggio. Il termine nasce qui. Nasce forse in una lettera di Tiziano di questi anni. Prima si parlava d'altro. Il paesaggio, dice Paolo D'Angelo, è il modo in cui in Italia e in Francia, noi parliamo di paesaggio e di paesaggio, noi definiamo una visione che è un po' iterativa, no? Mentre Landschaft, Landscape parlano invece di una porzione di terra che è definita anche a livello naturale, il nostro paesaggio è sempre un po' un quadro, è un bene, è un male, chissà. Solo che certamente, per ritornare a Flavio De Marco e chiudere, il problema del paesaggio non è risolto, è un problema che si ripropone tutte le volte in cui l'estetica si interroga su se stessa, tutte le volte che il rapporto tra uomo e natura si ripropone in quel modo particolare in cui a un certo punto, a metà del XIV secolo, in cima a una montagna se l'era posto Francesco Petrarca. Vi ringrazio. Buonasera. Capirete che è abbastanza difficile adesso parlare di paesaggio dopo questi due interventi, quindi praticamente cancellerò gran parte della relazione che avevo programmato. Pensavo, dopo questa grande ricognizione sul paesaggio, di tentare di mettere a fuoco, forse per la prima volta, quello che mi ha spinto a pensare quello che faccio, ovvero a pensare al paesaggio, ma prima ancora forse alla pittura. In sostanza, la domanda di fare quello che faccio come artista è di rivolgermi a un modello che ho indagato in questi ultimi anni, il paesaggio. Vorrei anche, visto che siamo alla conclusione, fare un ringraziamento non formale sia per i presenti, che vedo molte persone che conosco e che non conosco, la collezione, ovviamente i relatori, e perché sono presenze per me importanti, perché sappiamo come funzionano queste ricerche artistiche,
siamo esseri umani, ci si smarrisce e si ha anche bisogno di avere degli amici a fianco. Ringrazio anche tutti quegli amici che, a cui in gran parte di questi smarrimenti mi sono rivolto e sono morti, e sono tutti gli artisti che con cui ho avuto un dialogo privilegiato, che mi hanno sicuramente aiutato ad andare avanti nella ricerca di tutti questi anni. Poi voglio dire una cosa riagganciandomi all'intervento di Maria Vittoria Marini Clarelli, ovvero le due immagini che sono state esposte, le prime due immagini dei miei lavori che riguardano l'isola di Stella, non esistono più. Cioè, esistono, ma non sono più quelle immagini. Non so se è stato un caso, ma sono stati gli unici due, insieme ad altri due quadri, che sono stati da me, dopo due anni, modificati. Ultimamente mi è successo di finire delle cose e poi di osservarle per molto tempo nello studio e di modificarle. Poi ho pensato, mentre facevo queste azioni, che in parte si ha sempre il timore di modificare insomma qualcosa che in un determinato tempo ti è sembrato così compiuto, così soddisfacente, ho pensato che fa parte proprio della logica del paesaggio, di modificare la composizione, che anche come quando si torna in alcuni luoghi in cui si è stati anche da bambini e si vedono delle case, delle cose costruite, delle segnalettiche. Insomma, il quadro diventava proprio questa visione di un paesaggio dove si ritorna e si trova modificato e non ti aspetti più quello che ti aspetti di trovare. E quindi sono in gran parte, il primo quadro è stato quasi interamente cancellato dal grigio, quindi si vedono solo alcune finestre, e nel secondo sono stati fatti dei segni quasi vandalici che distruggono tutta quella composizione. Volevo dire questa nota perché è una cosa importante che riguarda questo processo di lavoro e riguarda esattamente il pensiero del paesaggio, cioè un pensiero in movimento, un pensiero in cui sostanzialmente è difficilmente possibile fissare delle forme, anche negli estremi formalismi che in parte mi appartengono. Detto questo, vorrei anche un po', prima di parlare del paesaggio, del perché il paesaggio come tema oggi, giustamente Maria Vittoria ha ricordato che c'è stata un'interruzione forse di 30 anni, più o meno dagli anni 70, potremmo dire alla fine degli anni 80, alla fine degli anni 90 sostanzialmente, in cui praticamente appunto invece di rappresentare il paesaggio qualcuno esponeva dei pezzi di natura come paesaggio, quindi questa idea tautologica di presentare un pezzo di terra piuttosto che qualcos'altro, cosa che dal mio punto di vista era meno interessante, perché tornare al paesaggio voleva dire principalmente ricostruire i termini di finzione dell'immagine del paesaggio. Il paesaggio dal mio punto di vista è molto semplice, nasce da un'esperienza autobiografica, come penso per qualsiasi essere umano che in parte capisce quello che ha vissuto, in parte lo capisce forse 10 anni dopo. Purtroppo nella vita di un essere umano ci sono delle cose che si capiscono in ritardo o che si scoprono in ritardo o sulle quali si mette un'attenzione soltanto nel momento in cui si stanno cercando delle cose. Spesso le si vive, ma non sono quelle che sembra ci appartengano. Gran parte della mia attenzione del paesaggio deriva dal fatto che io sono cresciuto in un luogo in cui l'esperienza dell'orizzonte era un'esperienza continua, quasi giornaliera, potrei dire. E questo sicuramente ha segnato la mia ricerca molto di più di quello che io pensassi. Ovviamente questo io non lo sapevo quando andavo, non lo so, a pescare, per dire, per molte ore nel mare, in quella sorta di idillio che poi si sarebbe rotto più o meno sui 20 anni. Dico questo perché fu più o meno intorno alla fine delle scuole che io feci un viaggio una volta in montagna. Andammo a fare una passeggiata con un amico
E mi ricordo benissimo quella esperienza che un po' marcò l'inizio di questa ricerca, nel senso che andammo a fare una passeggiata in una zona innevata, eravamo a Gstaad in Svizzera, e improvvisamente ci fermammo durante questa passeggiata e io ebbi come l'impressione che questa passeggiata fosse un evento assolutamente straordinario e paranormale, cioè nel senso che questa passeggiata nella natura diventava, all'inizio doveva essere, insomma, si va a fare una passeggiata come una cosa normale, invece la percezione era una percezione quasi, sì, ho detto paranormale, ma potrei dire mi disturbava in qualche modo, no, non capivo perché, ma capivo che c'era qualcosa fuori luogo, capivo che il semplice camminare nella natura era qualcosa che non era più naturale sostanzialmente. Questo è il punto un po' di partenza, o meglio questa rottura tra un'unità di stare a fissare l'orizzonte, forse come faceva Serà, da quello che si legge pare che Serà abbia avuto questa fissazione per l'orizzonte marino e per i colori del mare, perché durante il servizio militare faceva la sentinella per molte ore e la sua occupazione preferita era di guardare il mare, mentre quella degli amici era quella di tagliargli l'erba sulle rive della Senna perché gli rovinava la composizione. Comunque, detto questo, è un po', ho scoperto poi nel tempo che un po' tutta la storia del paesaggio inteso come realizzazione e incorniciamento della natura, cioè come dimensione culturale del guardare la natura, è un po' quello che è successo in questa esperienza, nel senso che il paesaggio ovviamente non esisteva nel momento, durante la cultura greca, o meglio esisteva come natura, era un tutt'uno in cui gli uomini si riferivano ad un'unità. Poi ovviamente nel 400, parlo del 400 perché mi sta a cuore poi quel momento, perché da lì iniziano le mie ricerche, c'è come una separazione del paesaggio dal corpo della natura. A un certo punto viene inquadrata una porzione di questa natura, inizia una dimensione estetica e inizia anche una certa funzione della pittura, che è quella che si raccontava prima, ovvero la finestra. Ora, la combinazione di questi elementi, ovvero più o meno una vicenda autobiografica in parte sconosciuta a me finché non mi sono messo a fare delle ricerche di tipo linguistico, che cosa ha senso rappresentare e perché, si ricollega alla mia storia alla fine degli anni 90. Alla fine degli anni 90, quando appunto c'era sostanzialmente già la pittura in termini generali, ma soprattutto la pittura di paesaggio era, se non praticata da pochi pittori che derivavano dalla generazione degli anni 60, praticamente era un genere non praticato. Il problema era che cosa rappresentare e perché rappresentare. Innanzitutto il problema era dare al quadro una funzione, una nuova funzione. Ovviamente questo non era semplice, perché il quadro in sé doveva diventare uno strumento che innanzitutto sappiamo benissimo che la pittura in parte alla fine della sua finita la sua funzione storica sopravvive in parte in una dimensione estetica e decorativa, in parte forse in maniera critica. Però prima ancora di interrogarsi sul modello, cioè su che cosa rappresentare, bisognava capire la funzione del quadro, che cos'era questo rettangolo da appendere al muro, che cosa diventava, che cos'era questo spazio. Mi ricordo che nel periodo in cui facevo l'Accademia si parlava sul fatto che la pittura era debole come impatto visivo, cioè aveva poco appeal sostanzialmente nella percezione quotidiana. Perché? Perché essendo bombardati da una serie di cose che sono le pubblicità, sono, non so, tutta una serie di immagini stereotipate, le cartoline certamente, ma ovviamente poi la dimensione del web, la pittura richiede un intimismo che, insomma, uno è molto distratto. Arrivare di fronte al quadro dopo tutte queste immagini, devi proprio volerlo vedere un quadro. È molto meglio, non so, forse avere un impatto diverso con lo spazio, fare un altro tipo di operazione nello spazio. Però quello che mi era venuto in mente in questo momento era che invece la pittura poteva essere proprio il dispositivo opposto, cioè funzionare da collettore di sintesi di tutta una serie di immagini che vanno da un range che va dalla
dalle cartoline alla pubblicità alla navigazione informatica, quindi creare una sintesi di tutto questo percorso e riportare nel quadro una sorta di dimensione originaria di tutto questo visibile. Ovviamente questo non sapevo come farlo, però quello che era interessante è che siccome la pittura ha sempre funzionato come una sorta di sistema di rappresentazione per cui esiste un oggetto tridimensionale e poi esiste una sua rappresentazione su due dimensioni, mentre scrivevo per le prime volte sul computer, in età piuttosto tarda, mi ero reso conto che lo schermo del computer diventava una sorta di modello al contrario, cioè un modello inesistente fisicamente che una volta dipinto sulla tela diventava fisico. Era interessante questo perché in realtà il luogo in cui io e milioni di altre persone spendevamo un sacco di tempo durante il giorno, ovvero questo dello schermo, e in cui non si pensava a questo tipo di esperienza se non in funzione di praticare questo spazio in maniera funzionale, cioè muovendosi nello spazio per fare qualcos'altro, ma senza mai guardare quello spazio come un potenziale luogo, una volta dipinto, questo luogo diventava un luogo fisico. Questo è stato il dispositivo che mi ha mosso a pensare allo spazio del quadro e quindi allo spazio pittorico con una nuova modalità, anche perché ho sempre pensato che la pittura sia l'invenzione di un nuovo spazio. È ovviamente un modo di vedere nuovo, ma nuovo che vuol dire in pittura? Vuol dire creare uno spazio autonomo, uno spazio che in qualche modo si aggiunge e si apre su quello che già vediamo. Questo è stato un po' il principio, l'inizio della ricerca. È quello per cui alla fine degli anni 90, esattamente proprio nel 99, adesso non so in che ordine ho messo queste immagini, devo andare un po' dietro, ecco. Nel 1999 mi ha portato a dipingere queste finestre. Era ovviamente un modo per interrogarsi sulla funzione odierna della pittura, un modo per interrogarsi anche su che cosa bisognava guardare. Ovviamente io ho sempre detto di dipingere quasi delle cornici perché non sapevo che cosa dipingere all'interno. Ovviamente una cornice dipinta è essa stessa un'immagine. Ma per molti anni ho rimandato il discorso di che cosa far vedere dentro queste cornici, perché non trovavo un modello adatto, o meglio, che avesse più senso rappresentare che quella cornice stessa. Poi sono passati un po' di anni e mi sono accorto che sostanzialmente, per ritornare ad un'immagine originaria, potrei dire, cioè ritornare alla questione di che cosa rappresentare, non era necessario trovare un modello più o meno originale, o meglio, anche trovare uno stile più o meno originale, quindi rappresentare un soggetto invece che un altro con un certo tipo di segno e tutte queste sorte di dimensione più stilistica della pittura, ma era importante ritornare a quello che sostanzialmente manteneva il processo stesso della pittura, un'operazione tutto sommato irrisolvibile. E nella mia visione delle cose il paesaggio ha sempre rappresentato il paesaggio, forse come declinazione, nel mio caso più direi proprio l'orizzonte del mare, del cielo, proprio quel tipo di immagine ha sempre rappresentato qualcosa di inspiegabile. Mi ha sempre attratto, ma non ho mai capito perché, come penso gran parte delle persone, e quindi tornavo sempre a quell'immagine e tornavo sempre a quella sorta di mistero che tuttora dal mio punto di vista è irrisolto. A un certo punto, brevemente, ho capito che
bisognava rivolgersi ad un'immagine classica, cioè a ritornare a quell'origine che è l'altro dall'uomo, ovvero in questo caso il paesaggio, cioè quella misura che nel modo di guardare di tutti i giorni ci mette continuamente in scacco, sostanzialmente ci chiede dove siamo, che cosa guardiamo, in quale preciso momento della nostra vita stiamo vivendo. Questa cosa si è ampliata a dismisura, nel senso che ho avuto come la percezione a un certo punto di dover mappare la mia posizione come artista, come qualcuno che deve acquisire una coscienza del tempo che passa, come qualcuno per cui l'arte è soltanto una risposta su questo tempo. La cosa ha iniziato a prendere delle coordinate che possono essere più o meno larghe. Nel mio caso potevano considerare non so, la vita del sole, che sappiamo avere non so 3,5 miliardi di anni, e forse da quello che si dice ancora 6 miliardi di anni, siamo più o meno in mezzo, in una fase di mezzo della vita della nostra stella. E quindi poi tutto questo messo in connessione con la vita di un essere umano è praticamente niente, soprattutto poi se si pensa che c'è anche un'altra teoria che sostiene che il pianeta più vicino alla Terra era in una fase di espansione, quando il Sole era più piccolo, perché sembra appunto che nei prossimi anni, no, insomma nei prossimi miliardi di anni, il Sole dovrà espandersi e inglobare anche la Terra. A quel punto, insomma, tutto quello di cui stiamo parlando e che vediamo non ci sarà. Ma sembra appunto che alcuni miliardi di anni fa la stessa Venere avesse delle condizioni organiche di vita, e quindi è come se alcuni ammettono la possibilità che su Venere ci fosse una civiltà quando nella Terra faceva ancora troppo freddo, e che probabilmente nella Terra scomparirà e passerà su Marte, dove si pensa che ci siano già delle condizioni organiche. Quindi è come se praticamente la nostra civiltà terrestre in questo momento fosse in mezzo tra una civiltà estinta su Venere e una civiltà a venire su Marte. Questa cosa è interessante dal mio punto di vista, perché per me fare un'immagine o comunque costruire un'immagine sulla tela passa continuamente da questo dispositivo temporale, da questa mappatura temporale, dove sono, chi sono, come una sorta di forma di coscienza, al di là dei risultati formali, al di là di tutte di ogni tipo di ricerca. Credo che l'unica funzione di un dipinto sia quella di interrogare il tempo, sostanzialmente, di interrogare questo passaggio, anche interrogarlo con un'immagine, ovviamente, di rendere convincente questo passaggio terrestre e di in qualche modo alleviarlo, forse, quando è possibile. Adesso mi sposto un attimo, così anche magari termino, perché sarebbe meglio forse avere una dimensione più dialogata di questo incontro. Lo spazio e il tempo del paesaggio. Lo spazio del paesaggio, ho sempre considerato queste due parole in rapporto a quello che ha prodotto l'origine di queste rappresentazioni, che poi adesso, andando avanti, ecco, questo è un lavoro del 2006 mi sembra, e poi si arriva ad una fase in cui la cornice dello schermo come esperienza del paesaggio, come esperienza, se vogliamo, proiettiva del paesaggio, come esperienza, diciamo, puramente di desiderio, come quello che viviamo praticamente ogni giorno di fronte a tutta una serie di immagini in cui, non so, vorremmo andare ma poi non andiamo, ma il fatto stesso che l'immagine ci dà questa possibilità ci porta in qualche modo lì. Questo è un po' un momento in cui da questo tipo di cornice si affaccia quello che è il paesaggio, cioè il suo alter ego, perché forse non ho detto che queste schermate dal 1999 avevano già il titolo di paesaggio. Poi a un certo punto arriva il paesaggio classico, quello che ancora riconosciamo come paesaggio. Perché arriva questo paesaggio? Questo,
sì. Ecco, vabbè, questo è un dipinto più recente, penso dell'anno scorso. È un paesaggio, è un Tiergarten, il parco di Tiergarten a Berlino. Beh, è semplice. Il problema è che io mi ero, insomma, il problema è che nella vita di tutti i giorni il paesaggio c'è, non è che non c'è. L'unica cosa è che si guarda pochissimo tempo. Cioè, l'unica cosa è che noi stiamo praticamente gran parte del tempo interfacciati con questi maledetti schermi, telefonini, computer, comunichiamo. Abbiamo sempre continuamente questo riquadro e poi ogni tanto, non so, uno apre la finestra e dice: ah, però ci sono le nuvole belle, 2 minuti, va, nuovo nel computer. Cioè, sembra proprio che, non so, le nuvole e tutto il resto, l'orizzonte stesso, siano un incidente nel tempo speso interfacciato di fronte allo schermo. Però c'è, questo incidente c'è ed ha un peso ovviamente enorme, perché ti mette in crisi, perché ancora il passaggio delle nuvole mette in crisi, non dico come Constable quando annotava anche le direzioni del vento, e non dico neanche di avere, non credo neanche sia possibile oggi avere quello sguardo che nell'Ottocento probabilmente aveva Caspar Friedrich quando guardava l'orizzonte. Credo però che un sentimento di messa in crisi dello sguardo stesso come interrogazione dell'identità umana sia più o meno lo stesso da sempre, sia lo stesso da 18.000 anni fa, ovvero da quando si sono iniziati i dipinti di Lascaux. Questo tipo di sentimento era importante ritirarlo dentro, era metterlo dentro questa cornice e farlo riapparire, seppure in formula, seppure con alcuni elementi di disturbo che rompevano questo idillio o che comunque ricordavano che quel tipo di immagine, quel tipo di passeggiata, come forse la faceva Schiller, non è più così, cioè non si fa più con quel sentimento. Esiste un sentimento, ma non è quello. E allora se io come reintrodotto il paesaggio classico e i due paesaggi, il paesaggio schermo e il paesaggio con gli alberi e con l'orizzonte, sono come, hanno avuto una sorta di convergenza. E ho sempre pensato allo spazio del paesaggio come lo schermo, cioè il vero spazio del paesaggio è lo schermo, è dove noi sostanzialmente viviamo questa esperienza in cui il paesaggio è sostanzialmente una memoria. Mentre il tempo del paesaggio è quello che realmente resta come esperienza impresa diretta sul reale, ovvero l'orizzonte, l'orizzonte del mare, tutte le possibilità di stare a guardare la cima delle montagne, piuttosto che qualche dimensione in cui siamo impotenti sostanzialmente. Ecco, la convergenza di questi due elementi danno un po' il titolo a questo incontro, diciamo. E sono anche l'asse portante di tutto quello che ho fatto nel tempo. E che arrivano infine a questa isola che rispetto voglio dire a questo tipo di lavoro e a tutto quello che ho detto è soltanto il tentativo di creare un modello, cioè mentre di crearlo artificialmente, intendo, che poi non è niente di nuovo neanche questo se pensiamo al giardino di Monet, al fatto che Monet si sia piantato le piante una per una, quelle che voleva lui, si sia messo il ponte giapponese finto, insomma si sia creato il suo modello, naturale però. Qui si tratta di un modello artificiale, ma più o meno è la stessa cosa, è un collage, un montaggio, l'isola è un montaggio di possibili paesaggi, di possibili campionature del paesaggio da cui prendere differenti segni, perché poi il discorso è sì, ok, torniamo al paesaggio, agli alberi, hanno ancora senso, ma come li facciamo questi alberi? Come si dipinge una foglia? Ripartire da come si dipinge una foglia era un po' complicato, bisognava andare indietro, bisognava iniziare a studiare dal Medioevo, a capire perché delle sagome appuntite erano delle foglie e perché 600 anni dopo delle foglie erano solo dei tratti di pennello. E poi si poteva scegliere in questa navigazione temporale nella storia dell'arte di combinare tutto insieme come ci fosse un grande programma. L'isola di Stella è sostanzialmente un programma di paesaggio in cui puoi andarti a prendere il cielo con un certo tipo di segno, la roccia con un altro tipo di segno e poi combinarli in una sorta di montaggio e ovviamente superare le singolarità di quei segni in una composizione che è di più del montaggio, cioè ritornare ad un'unità un po' in termini alla Frankenstein potrei dire, ma comunque tornare ad un principio compositivo in termini
Nella mia testa dicevo originari, cioè riaprire il discorso originario della rappresentazione attraverso uno sguardo sul passato. Questo è sostanzialmente l'isola, che poi ha assunto anche una formula letteraria, perché si hanno anche delle debolezze. E penso in parte di aver detto insomma un po' il percorso, non vorrei dire altre cose perché magari appunto dal pubblico possono venire delle cose più interessanti. Grazie.